Siamo usciti da una trova di piazza perché proprio dicendo basta balle, con un bel Pinocchio, perché secondo me tutto quello che la nostra gente, il governo, sono dei Pinocchi, ma veramente dei Pinocchi, perché tutto quello che ci hanno promesso, sostegni, casse integrazioni, aiuti, sgravi sugli affitti, sgravi, in realtà non è successo niente, siamo al punto di prima. Cassa integrazione da gennaio ai nostri ragazzi non è arrivato niente. Il discorso degli sgravi per gli affitti adesso sono niente, il discorso dei ristori alle aziende praticamente è nullo, e allora a questo punto, e poi ci rendiamo conto che adesso tutto il resto è basato su manovre e su cose economiche, non più politiche, si sta parlando di economia, perché adesso tutto quello che gira qua attorno, abbiamo visto balle sui tamponi, balle sulle mascherine, cioè adesso basta, cioè adesso siamo stufi e poi abbiamo le condizioni per aprire in sicurezza. Basta, vogliamo cominciare a lavorare, perché non è un anno che noi siamo chiusi, noi come centri sportivi, i ristoranti uguali, comunque hanno lavorato malissimo, dunque ristoranti e palestre senza un'evidenza scientifica, è questo che, e soprattutto adesso in tutte le nuove dichiarazioni di nuovi medici stanno appunto dicendo che un lockdown totale fatto in questo modo non ha senso perché addirittura è controproducente. Dunque, io penso che in questo momento siamo veramente in mano a nessuno, lo dico sinceramente, e in mano della gente che sta facendo soldi sfruttando questa pandemia e con delle confusioni. Tu pensi che puoi andare, non puoi andare a Parma a trovare tua nonna, ma puoi andare alle Canarie in aereo, ma cioè, questo è di cosa stiamo parlando. Questo, cioè, non abbiamo perso tutti la fiducia di questa gente, non abbiamo più fiducia di gente del genere.